grande attenzione nei confronti dei cittadini, della qualità dell'acqua che deve essere garantita in quantità adeguate, di modo che non manchi mai, la possibilità di donarla a chi non può pagarla, insomma. E dal prossimo anno piglieremo a regalarla anche a chi non ha potuto pagarla negli anni passati, quindi accertando che si tratti di morosità per necessità, e anche a quei familiari chiederemo a donare l'acqua che continueranno a non poter pagare. Un bilancio positivo, quello del primo anno di lavoro di Sergio D'Angelo a commissario straordinario dell'azienda pubblica Acqua Bene Comune. Dalla riduzione delle tariffe alle misure di sostegno alle famiglie e ai controlli sulla qualità dell'acqua, i risultati presentati questa mattina con il sindaco Luigi De Magistris evidenziano una gestione di ABC sempre più efficiente da un punto di vista tecnico e amministrativo. Noi abbiamo tra le acque migliori d'Italia e abbiamo anche la tariffa tra le più basse d'Italia, insomma. Quest'anno abbiamo fatto un lavoro importante pur avendo perso praticamente una settantina di dipendenti, insomma, per l'esodo che c'è stato in questi anni e il blocco del turnover. E svolgiamo più attività di quanto non se ne svolgevano un tempo con un minor numero di dipendenti. La nostra tariffa il prossimo anno scenderà addirittura di poco, ma scenderà per stabilizzarsi l'anno successivo. Completeremo il ciclo integrato delle acque nel corso del 2018 prendendo in carico i restanti 25 impianti di sollevamento e nel corso dei primi tre mesi del 2019 piglieremo in carico l'intera rete fognaria. Si tratta di un impegno, di una sfida davvero importante, perché dalla rete fognaria dipende anche la qualità del mare che bagna le nostre coste. È un percorso, per la verità, non solo di quest'ultimo anno dove Sergio D'Angelo ha fatto un ottimo lavoro, ma è da quando abbiamo deciso, e siamo ancora l'unica città in Italia che ha l'acqua pubblica, di trasformare una SPA in azienda speciale tutta pubblica ABC Acqua Bene Comune. E con oggi abbiamo dimostrato che è un'azienda che è inutile, che conviene il pubblico, che conviene la ripubblicizzazione, che ci sono politiche di welfare, che le tariffe sono tra le più basse d'Italia, che l'acqua di Napoli è controllata più dei parametri previsti dalla legge, potremmo continuare. Quindi Napoli sulla politica dei beni comuni non prende insegnamenti da nessuno, anzi è in prima linea. Adesso però dobbiamo avanzare, perché siamo un'esperienza isolata in questo. Bisogna avanzare in regione dove ci sono leggi che non ci piacciono e soprattutto ci auguriamo che il governo e il Parlamento, che a parole mettono l'acqua al primo posto, traducano le parole in norme, e siamo fiduciosi perché ho sentito parole importanti e autorevoli da parte del Presidente della Camera. Quello che spiace, ma di questo ne siamo anche comunque orgogliosi, che siamo l'unica città d'Italia ad avere l'acqua pubblica e con oggi abbiamo dimostrato che non facciamo solo acqua, ma ci occupiamo di tutto il ciclo della depurazione e anche del ciclo integrato delle acque, che non abbiamo licenziato e che anzi assumiamo e facciamo utili, che investiamo tutti nel ciclo delle acque, dalle fontane all'efficientamento, ai controlli di qualità e nei rapporti con la cittadinanza.